Ciao a tutti, sono David Zonta e mi trovo da Ars Nova Stabilizzati. Sono venuto a comprare, a fare un po' di spesa, mi sono preso un po' di materiali bellissimi, diverse tipologie di verde, del pepe, per far cosa? Per fare un lavoro oggi un po' particolare, un po' diverso dal solito. Abbiamo qua due oggetti d'arte, due oggetti di design, due teste. E allora in questo periodo, soprattutto è molto importante, ho pensato che di rappresentare in queste teste, rappresentarle con dei pensieri, come dei pensieri verdi, come se queste teste avessero e pensassero in un modo green e verde. Come? Ora vedrete. Mi sono preparato il materiale, chiaramente, il materiale come ortensia, peperosa, della brumia, del bosso, e utilizzerò, sfrutterò questi buchi per inserire i vari materiali, i vari prodotti. Un pizzichino di colla a caldo, non ne serve tanta, giusto un pizzico, e andiamo a dare una forma, a fare una capigliatura, andiamo a costruire i pensieri fioriti di questa mente. Dove non prende bene, è inutile mettere la colla troppo sull'apice e sul gambo, perché chiaramente entrando dentro deve andare invece ad incollare, ma giusto per aggrapparsi, perché poi vedrete tutti gli inserimenti di tutti gli altri elementi andranno a legare il tutto senza più bisogno di incollare. Vedete questa ortensia bellissima, dal colore naturale, un'ortensia sfiorita, che poi sono le più belle, quelle autunnali, quelle estive un po' bruciate dal sole, più naturali possibili. Andiamo a inserire, anche qualche elemento verde. Iniziare a far uscire i pensieri. E vedete pian piano come questo oggetto di design, di puro design essenziale, moderno, sta avendo una connotazione più verde, più viva. Inizia realmente, la sensazione è quella che inizi veramente a pensare, no? Anche solo vista così, che siamo ancora all'inizio, però inizia a prendere una sorta di, a prendere vita, insomma. Inseriamo anche il bosso. Vedete la facilità, la tecnica che sto utilizzando, al di là di utilizzare un po' di colla a caldo, è proprio quella dell'inserimento, quindi è molto semplice. Una volta che è incastrato, questi non sono incastrati bene, non si muovono più e quindi non avremo più problemi. Ora guardate questa spalgina, se non sembra vera, cioè è vera, nel senso, se non sembra appena colta, appena tagliata dal ramo, dalla pianta. Dobbiamo avere in mente il progetto, l'idea, magari potremmo prima disegnarci, farci uno schizzo, uno sketch di quello che vogliamo fare, dopodiché andiamo a cercarci i materiali giusti. Io vi sto proponendo questi, se ne possono usare anche tanti altri. E poi cerchiamo di seguire, di eseguire quello che abbiamo pensato e abbiamo progettato. Vedete che sta prendendo sempre più forma, sta prendendo sempre più vita. Ci manca ancora un po' di colore, vero? Però ora arriverà anche il colore. Colore che andiamo a utilizzare, enfatizzare, con accentuare con il pepe rosa. Io personalmente adoro i lavori asimmetrici e quindi tendo sempre nel mio stile, nei miei lavori, di ricercarlo, proprio di ricercare la simmetria. Io la ritrovo personalmente, la trovo molto più interessante e meno noiosa, però si potrebbe anche pensare di fare, ad esempio, di decorare questa testa in un modo molto simmetrico. Per carità, è una scelta, è uno stile, esiste e si può fare, può anche andare bene, eh? Non è detto che questo sia l'unico modo. Siamo quasi, vedete che insomma io
per chiare esigenze lo sto facendo abbastanza veloce, insomma, però credetemi, al di là che insomma che lo sapete se fate questo mestiere, che prendervi il vostro tempo per fare questo lavoro e questi lavori è veramente una carezza all'anima, soprattutto in un lavoro come questo che sta parlando appunto di pensieri fioriti e di dare vita a un oggetto di design, d'accordo, molto bello, ma che non è che parli proprio di vita, eh? Bastano dei fiori, basta del verde e vedete come il tutto, cioè della serie che alla fine del lavoro, quasi una volta finito, ci si potrà pure anche parlare. Ancora qualche dettaglio, perché andiamo a vedere e a scovare dei buchi. Rami troppo lunghi li possiamo tranquillamente tagliare. Avete visto che ho incollato, diciamo, con la colla a caldo giusto i primi pezzi, le prime ortense, perché poi il resto all'interno si incastrano e non necessitano più di colla, così lo possiamo smontare in qualsiasi momento e rifare o andare a riempire eventualmente aggiungendo altri elementi, perché no? Si può fare ad esempio una testa, proporla in una versione autunnale, estiva, primaverile, in base alle stagioni, natalizia, perché no? E abbiamo decorato un ottimo, un bellissimo pezzo di design. L'abbiamo decorato con del verde stabilizzato di Ars Nova. In questo modo, questa è la mia interpretazione, ma sono certo che ognuno di voi potrà dare la propria interpretazione cambiando stile di volta in volta. Grazie, spero vi sia piaciuto, al prossimo video e buona giornata a tutti. Ciao!